Ciao ragazze! Allora, oggi sono qui per farvi vedere finalmente, dopo tanto tempo, visto che li realizzo, i miei bigliettini da visita. Sono riuscita dopo tante lunghe imprese a crearli anche per me, perché sono molto difficili, ho dei gusti molto strani. E quindi prima che arrivo a creare ciò che mi piace davvero, ce ne vuole. Quindi vi faccio vedere, spero che vi piacciono anche a voi, i miei bigliettini. Allora, li ho realizzati in due formati diversi. Il primo è questo. Quindi il bigliettino è fatto in questo modo. C'è questa bambolina che rappresenta Marilyn, un po' in caricatura tipo cartone animato, con dei ghirigori qui sul lato sinistro e delle farfalline, uno sfondo sul rosa lilla e la scritta sotto è Love Charm. E sotto un piccoletto che adesso non vedrete c'è scritto di Valentina. Poi sul retro invece c'è questa insegna con scritto dentro il Love Charm, il loghetto che ho qui su YouTube. E sotto ci sono tutti i recapiti. C'è scritto accessori e bijou creati a mano con fantasia e creatività. Sotto c'è l'indirizzo di Facebook e le mail. Questo è il primo bigliettino. Li ho fatti stampare all'inizio una cinquantina per vedere un po' come mi vanno. Poi vedremo, visto che mi sono piaciuti, sicuramente ne farò stampare altri quando parteciperò ai prossimi mercatini. Perché ancora non ho fatto un mercatino, ma credo per la metà di maggio di parteciparne a uno. Così darò anche questi bigliettini, farò un po' di foto e se volete ve le farò vedere. Gli altri invece sono questi. Questi li ho realizzati in questo formato, quindi sono piccolini e molto lunghi. Non mi ricordo di quanti centimetri li avevo fatti, mi sembra tipo 8 centimetri per 3, cioè 8 di larghezza, di lunghezza e per 3 di altezza, non ricordo. Comunque li ho salvati sul computer. Sempre la stessa insegna che avete visto nel retro del primo biglietto. E dietro, cioè è con lo sfondo rosa semplicemente, e dietro semplicemente gli indirizzi su cui intracciarmi. Quindi I Love Charm, by Valentina. E sotto Facebook e le mail. Anche questi ne ho stampati una cinquantina, non sono tantissimi. Però anche questi mi sono piaciuti molto, mi sono venuti. Vedete? Sono carini, dai. Niente, vi ho fatto vedere questi biglietti anche per ricordarvi ciò che crea oltre al Fimo e gli utilizzi alternativi. E se magari siete interessate a creare dei bigliettini da visita, io li realizzo. Ovviamente in base alle vostre esigenze, in base alle vostre immagini. E ciò che desiderate, basta ne parliamo semplicemente e arriviamo sicuramente a ciò che desiderate. E niente, se siete interessate, vi lascio, non so, lasciate i commenti qui sotto al video, o se no mandatemi un messaggio privato, io risponderò a tutte. Un bacio, ciao!